Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Sono sveglia da pochissimo e se vi dico che ore sono, non potete crederci. Sono le 10. Oggi, stamattina, ho dormito un po'. Tommy sta ancora dormendo, quindi ne ho approfittato e ho dormito un pochettino anch'io. Adesso faccio colazione, preparo il cappuccino che da un sacco di tempo ormai sto facendo sempre con il latte fresco. Non prendo più le capsule, sono quella del caffè, e utilizzo lo sbattitore questo elettrico che avevo preso al Lidl durante il periodo di Natale, che è davvero molto comodo perché fa una schiuma perfetta, tipo cappuccino da bar, in pochissimi, in circa un minutino, non di più. Aggiungo un po' di latte fresco, coperchio e via. Schiuma pronta, guardate. E il mio cappuccino in pochi minuti è pronto. Facciamo anche due chiacchiere insieme, visto che è un po' che non registro un vlog. Voglio tornare costante anche su YouTube come facevo tempo fa. In realtà è un po' che lo dico, poi il tempo, insomma, è sempre poco per fare tutto, però ho proprio voglia di tornare anche qui per chiacchierare un po'. Allora, innanzitutto, come è andata la nostra vacanza? Siamo andati a Riccione ormai 2 settimane fa e la settimana scorsa siamo rientrati, quindi è già da quasi 10 giorni che siamo a casa. È stata la prima vacanza, è andato tutto bene, Tommy è stato bravissimo. Io qui in casa non so da voi, ma sono invasa da mosche e non le sopporto. Cioè, apri la porta, ne entrano tipo 10 in un secondo. E quindi se vedete mosche, sapete perché? Comunque, Tommy è stato bravissimo, gli è piaciuto molto, si è divertito tanto ed è stato proprio tranquillo, bravo. Quindi siamo riusciti a goderci anche noi la settimana di mare e quindi sono molto contenta. Ora stiamo cercando di organizzare qualcosa per andare via ad agosto invece soltanto noi tre, perché a Riccione siamo stati con i miei suoceri, c'era anche mio cognato con la sua bimba, quindi la nostra nipotina. Mentre per agosto vogliamo andare innanzitutto a cambiare location, ci piacerebbe andare in Sardegna e soltanto noi tre. Se magari avete qualche posto da consigliarmi che sia adatto a bambini, quindi comodo per famiglie con bimbi piccoli, magari in un villaggio dove non bisogna prendere la macchina e spostarsi per andare a visitare le spiagge, ma che c'è già la spiaggia, comunque una bella zona di mare, e magari gestiscono anche i pasti dei bambini, sarebbe il top. Quindi se avete qualche struttura da consigliarmi, magari lasciatemela scritta qui sotto nei commenti, così poi vado a sbirciare. Comunque su Amazon ho preso questa racchetta elettrica per le mosche, perché non avevo neanche una paletta, quindi ho preso questa, ma a volte faccio fatica a prenderle anche con questa, perché sono talmente veloci. Ecco, mi è scappata. Colazione finita, vabbè, il cappuccino, perché in realtà non ho l'abitudine di mangiare, è sbagliato, però non sono, cioè a casa non ho l'abitudine, magari mangio un biscottino, però non mangio chissà cosa, invece tipo al mare, che grandi colazioni che ci facevamo. Comunque, adesso devo prepararmi, perché in realtà sono in pigiama ancora, mi preparo. Cosa bella di aver fatto le sopracciglia e l'extension, non mi trucco più. Cioè già in estate comunque il viso non lo truccavo magari la sera, però sistemavo sempre le sopracciglia e mettevo sempre un po' di mascara. Adesso avendo entrambe le cose fatte, praticamente non mi trucco più ed è bellissimo, perché la mattina mi sveglio e mi vedo già in ordine. Settimana prossima, se non sbaglio, perché ho entrambi gli appuntamenti,
ma non l'ho segnato in agenda, in calendario, quindi adesso mi viene il dubbio se effettivamente è settimana prossima o se è quella dopo ancora. Vediamo, no, sì, settimana prossima vado a fare la seconda seduta alle sopracciglia e poi per quelle per un anno mi ha assicurato, quasi un anno sono a posto. Tanta, tanta roba, ragazze. Se siete un minimo fissate con le sopracciglia o se comunque siete abituate a farvele, a riempirle con la matita, a disegnarle, fatele. Vi consiglio di fare il trucco semipermanente perché vi cambia totalmente il viso, vi riduce un sacco i tempi di preparazione la mattina e siete sempre in ordine. Quindi per me è stata una bellissima scoperta, diciamo. Per quanto riguarda l'extension, invece, ora sono. Questa è la quarta settimana. O la terza settimana? Una, due, tre. No, questa è l'inizio della quarta settimana che le ho. Infatti, settimana prossima, entrando nella quinta settimana, vado a rifarle. Sicuramente voglio tenerle fatte per tutta l'estate, perché appunto non. Evitando di truccarmi perché comunque mi abbronzo, ho anche le mie extension, quindi le mie ciglia a posto e praticamente come vi dicevo non mi trucco più, quindi sicuramente durante tutta l'estate voglio tenerle fatte. Poi appena arriva settembre-ottobre valuterò se continuare oppure no, anche perché comunque c'è l'impegno, una volta al mese se vuoi averle sempre in ordine. Devi andare, devi farle. La seduta comunque di circa un'oretta abbondante. La prima volta in realtà quasi 2 ore, 1 ora e 40 ci abbiamo messo. E quindi insomma c'è questo impegno. Però devo dire che sono contenta. E adesso vabbè, qualcheduna l'ho persa perché comunque come vi ho detto è già la quarta settimana che le ho. Però anche in questo caso tanta tanta roba. Adesso vado a controllare se Tommy sta ancora dormendo. È vero che si è addormentato tardi ieri sera, perché si è addormentato che erano circa mezzanotte. Adesso che le giornate, le sere si allungano, che ceniamo un po' più tardi, magari andiamo a fare una passeggiata, andiamo a prenderci un gelato, anche il suo addormentamento ritarda. E ieri si è addormentato verso mezzanotte, però sono tipo 10:30 e sta ancora dormendo, cioè in teoria sta ancora dormendo perché non lo sento. Quindi adesso lasciamolo dormire. Io dovrei, cioè dovrei, io devo andare in tabaccheria. Perché devo spedire un pacco. Ho venduto un articolo su Vinted, devo preparare il pacco e poi spedirlo. Ho venduto ancora questo weekend, però ieri non sono riuscita ad andare, quindi voglio andare assolutamente oggi. Volevo farlo in mattinata e volevo andare con lui col passeggino. Ma se continuo a dormire, forse è meglio andare. Da sola vado in macchina, così vado e torno in 5 minuti, ho fatto. Perché ci tengo quando qualcuno acquista da me a spedire nel più breve tempo possibile. Quindi se vado in mattinata magari riescono a spedirlo poi ancora oggi. Quindi dai, mi cambio e vado in macchina. Siamo pronti alla fine, il pupetto si è svegliato, io mi sono preparata, vestitino bello fresco, ciabattine, Tommy, eccolo qui nel passeggino, pacco pronto. E andiamo a spedirlo. Voilà. Sei pronto? Andiamo a fare una passeggiata? Ti va? Guardate, stanotte le maledette zanzare che l'hanno morsicato sia qui. Fa vedere Tommy. Fai vedere. E anche qua. Una cosa esagerata. Quando lo pungono gli vengono fuori proprio delle belle bognettine rosse. Niente, andiamo e ci vediamo dopo. Ciao! Tutto è bene, Tommy, vero? Quel che finisce bene. Sì,
Siamo partiti convinti di metterci una mezz'oretta, come vi ho detto, e invece dove siamo andati in tabaccheria non gli andava il computerino per leggere l'etichetta digitale, quindi non abbiamo potuto lasciarglielo dove siamo andati, in posta. E quando si va in posta come va a finire? Finisce sempre che devi fare un sacco di coda, poi non avevo fatto la prenotazione online perché non era previsto che io andassi in posta. Quindi siamo stati là parecchio tempo e si sono fatte le 12:50, quindi quasi l'una. E quindi è il momento della pappa per Tommy, vero? Ho appena finito di preparargli il pranzo. Questo è il piatto di Tommy, hai fame signorino, vero? Oggi abbiamo fatto la pastina, precisamente le stelline con la zucca e il pesce che ho omogenizzato. Ieri l'ho cotto al vapore e stamattina e poco fa l'ho frullato e l'ho aggiunto poi alla pappina. Hai fame? Mettiamo la bavaglia perché sennò ti sporchi tutto e mangiamo. Assaggiamo. Pienino con le manine, sennò lanci tutto. Oh, Ale, che buono! Effettivamente hai ragione, siamo un po' in ritardo nella nostra tabella di marcia perché di solito mangi un pochettino prima. Stamattina invece c'è stato un piccolo imprevisto che ci ha fatto ritardare. Vuoi l'acqua? Piccola pizza. Ci siete? Seduta, zampa, brava, zampa, bravissima, brava brava, vieni dentro, dai. Abbiamo finito di mangiare, Ste ha sistemato tutta la cucina, ha fatto partire la lavastoviglie, ha lavato le pentole e io nel frattempo ho fatto addormentare Tommy, adesso appunto sta dormendo, quindi io ne approfitto incrociando le dita che non si svegli per fare il semipermanente alle mani, perché lo volevo fare prima di andare in vacanza, prima di partire, l'avevo fatto ai piedi, tra l'altro ce l'ho ancora ed è quasi un mese che ce l'ho, sono un mese, mentre sulle mani alla fine non avevo avuto tempo di farlo, perché ero un po' tirata con la preparazione delle valigie e tutto, alla fine ho rinunciato, anche settimana scorsa non l'ho fatto, però adesso lo voglio fare, perché ho notato che se non ho le unghie a posto, ho il brutto vizio, mi sta tornando il brutto vizio che avevo tanti anni fa di non proprio morsicarle, però di toccacciarle e quindi di accorciarle involontariamente, diciamo. Invece con lo smalto è una cosa che non faccio, per questo oggi semipermanente, preparo tutto nella mia pochettino, tutto l'occorrente. Sono indecisa se fare il bianco oppure il lilla, sono due colori che in estate mi piacciono molto, ma non so. Ho preparato la mia postazione, tra l'altro di solito quando faccio le unghie accendo anche Netflix qui davanti alla TV, così mi tiene compagnia in sottofondo. I prodotti che utilizzo per fare le unghie da tantissimo tempo ormai sono questi di Epiglam, ve ne ho già parlato diverse volte, ve li consiglio spesso proprio perché io li utilizzo da tanto tempo e mi trovo molto bene. Saranno io credo circa 2 anni che li utilizzo, ancora prima della gravidanza, li ho usati anche in gravidanza perché i prodotti di Epiglam sono prodotti estremamente sicuri, adatti anche le donne in gravidanza o le donne che stanno allattando, quindi usateli senza problemi, non sono testati sugli animali, sono prodotti vegani, insomma sono prodotti molto sicuri, dai colori brillanti con un ottimo rapporto qualità prezzo, perché anche la qualità dei prodotti è molto alta, è come andare dall'estetista risparmiando però e non avendo l'appuntamento e dover andare, quindi non avere l'impegno dell'appuntamento di trovare il giorno, l'orario per andare, ma ve li fate comodamente in casa, quando avete tempo, quando potete, quando volete. I prodotti sostanzialmente che servono sono soltanto 3 più la lampada LED per mettere sotto le unghie. La base, il top coat, quindi il sigillante finale e poi un colore a vostra scelta. Oggi cerco di mostrarvi tutti i passaggi. Allora, la prima cosa
limare le vostre unghie e dare la forma. Metto sotto una tovaglietta così non rovino il tavolo. Poi si spingono le cuticole e poi si passa il buffer sulle unghie. Poi io prendo una spazzolina e vado a togliere la polvere. Poi prendo un pad e vado a passarlo su tutte le unghie. Questa è la preparazione dell'unghia quando non avete il semipermanente già applicato. Adesso le unghie sono pronte e si passa all'applicazione della base coat. Una passata molto sottile, come se fosse uno smalto, e poi due accensioni di lampada. C'è un furbetto che si è svegliato, quindi ho dovuto interrompere un attimo. Ero indecisa tra il bianco e il lilla, ma alla fine ho notato che ho le unghie un pochettino corte, quindi vado di lilla, perché il bianco lo preferisco sulle unghie un po' più lunghe. Per il colore sempre una passata e due accensioni di lampada, poi un'altra passata e altre due accensioni di lampada. E infine l'ultimo passaggio, il top coat, una passata, poi sempre due accensioni di lampada e il semipermanente è stato fatto. Come vedete i passaggi sono molto veloci e molto semplici. Quando mettete il top coat consiglio sempre di sigillare bene in punta, così che il semipermanente duri il più lungo possibile. A me normalmente dura bene 10-12 giorni, quindi tranquillamente mi fa, diciamo, le due settimane. E infine vado a sgrassare le unghie con i pad. E semipermanente fatto, finalmente ho di nuovo lo smalto sulle mani. Mi piace di più perché vedo le mani più in ordine, ve lo dico sempre, trovo le mani più curate quando c'è lo smalto. Il mio obiettivo per i prossimi 14 giorni, prima di cambiare il colore e rifare il semipermanente, è quello di non toccare più le unghie, così che possano crescere un pochettino di più. È vero che non amo le unghie lunghissime, però leggermente più lunghe di queste, devo dire che mi piacciono e che le preferisco. Comunque qui in info box vi lascio il link, perché su tutti i prodotti di Epiglam c'è il 40% di sconto inserendo il mio codice GiadaFra40 e non c'è minimo di spesa. Però se superate la spesa di 59 euro avrete un regalo a vostra scelta, come ad esempio il lilla, il colore che ho indossato oggi, che trovo meraviglioso. E nonostante sia un colore pastello, vi assicuro che è davvero molto facile da stendere e anche un'ottima coprenza, infatti lo utilizzo davvero molto spesso. Mi piace sia in primavera ma anche durante la stagione estiva, perché è proprio un bel colore che sta anche molto bene con l'abbronzatura. Qualcuno si è svegliato dal riposino e io in realtà adesso mi ero organizzata qui sul tavolo con il tablet, penna alla mano, un foglio, il telefono, per cercare qualche struttura, guardare un po' di voli, un po' di prezzi, fare un po' una ricerca, scrivere poi su un foglio le varie alternative, perché ho già guardato in queste settimane senza appuntarmi in realtà niente, quindi volevo fare un po' di trovare un paio di strutture, tra cui scegliere almeno due o tre. Ma il signorino vuole stare in braccio, l'ho messo sul tappeto giochi qui per giocare un pochettino a pancia in giù, ma dopo poco si è lamentato che vuole venire in braccio, così io adesso farò fatica a guardare. Allora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Cosa c'è? Cosa vuoi? Ecco, nel frattempo ha appena finito di cuocere la verdura al vapore, scotta anche un po', la verdura che ho fatto per Tommy. Ho fatto un po' di patata, cioè una patata piccola e una zucchina piccola, perché poi andrò a frullarle e gliele metto nella pappa di stasera. Adesso iniziamo anche a rotolare, vero? Passiamo da pancia in giù a pancia in su. Stiamo molto bene seduti. E fra un po' forse qualcuno inizierà anche i primi movimenti per il gattonamento.
ogni tanto vedo che si alza col culetto e si spinge, più che altro però non va avanti ma si sposta un po' all'indietro, gira come un orologio, ma adesso sono stanco quindi non vi faccio vedere niente. Non facciamo vedere come sei bravo. No. Cucù. Cucù. Facciamo vedere i tuoi dentini. Li facciamo vedere. Fai vedere i dentini. Facciamoli vedere. Eccoli lì. I dentini di Tommaso. Ancora. Eccoli. Due bei dentini piccoli piccoli. Sono spuntati in queste settimane. La pappa Tommy è pronta, ecco qui, attenzione che scotta pienino. Qui c'è la pastina di farro, la zucchina, l'omogenizzato di carne, di pollo e di manzo. No, piano. Qualcuno assaggia un po' di gelato al fior di latte. È buono Tommy, è buono. Niente, noi vi salutiamo così, vero Tommy? Gelatino, abbiamo fatto il bagnetto, passeggiatina, gelatino e poi torniamo a casa pronti per far la nanna. Ovviamente ci sono anche le piccole Gioia e Mocha. Buonanotte. Stiamo rientrando a casa, stasera si sta benissimo, c'è una bella arietta, infatti mettono temporali stanotte. E nulla, spero che il video vi sia stato di compagnia, un bacione e ci vediamo presto, ciao! Ciao ciao ciao!